denuncia l'accaduto. Il consigliere d'opposizione Pellicani affronta la questione dell'emergenza casa chiedendo al sindaco Brugnaro di intervenire al più presto. Non ce l'ha fatta la 65enne che giovedì mattina è stata investita da un'auto mentre andava a prendere l'autobus. Troppo gravi le ferite riportate. L'epatite C potrebbe scomparire dal Veneto nel giro di 5 anni. L'annuncio arriva dall'infettivologo Enzo Raise. Stessa tecnica, stessi obiettivi. Gli agenti della Polizia Municipale hanno arrestato 3 borseggiatrici straniere nei pressi della stazione di Santa Lucia. Il fine settimana veneziano sarà all'insegna del bel tempo con il sole e temperature miti. Hollywood sbarca nuovamente in laguna con Paolo Sorrentino alla regia e un brillante Jude Law nel ruolo di protagonista. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. L'avete sentito dai nostri titoli, discriminata ad un colloquio di lavoro perché si è rifiutata di rispondere ad alcune domande sulla sua sfera privata. Poi ha denunciato il tutto su Facebook e da lì ci sono state migliaia di condivisioni. È stata convocata per un colloquio di lavoro in una nota agenzia immobiliare di Mestre che si occupa anche di affitti turistici. Paola, 28 anni, professione fotografa, cerca un lavoro part-time. Quello poteva sembrare la soluzione giusta per lei, ma ciò che ha trovato è stato tutt'altro che piacevole. La persona che mi ha convocato, cioè il titolare dell'agenzia, mi ha fatto 3 domande e poi mi ha messo alla porta. Mi ha chiesto la mia età, la mia residenza e poi mi ha chiesto il mio stato civile. O meglio, voleva nello specifico sapere se ero sposata, se convivevo e se avevo dei figli. Quando io ho chiesto se per favore potevo non rispondere a questa domanda perché non avevo intenzione di condividere queste informazioni che riguardavano la mia sfera privata, lui mi ha letteralmente messo alla porta dicendomi che se non volevo rispondere a questa domanda potevo anche andarmene. A quel punto Paola, che ha esperienza nel settore, parla perfettamente 3 lingue, ma di questo non le è stato chiesto nulla, ha preteso ulteriori spiegazioni. Io ho cercato di insistere chiedendo perché volesse sapere queste informazioni e lui mi ha detto perché voleva conoscere la mia disponibilità lavorativa. Allora io ho detto va bene, mi chiede la mia disponibilità lavorativa, cioè che giorni e che orari posso lavorare. Questo è quello che è successo, ormai mi aveva messo alla porta e quindi ormai me ne sono dovuta andare. Così una volta a casa ha voluto denunciare sulla sua bacheca Facebook l'accaduto, la maleducazione di quell'uomo dall'inizio alla fine del colloquio e nel giro di poche ore è arrivata a 10.000 condivisioni. Qualcuno le ha addirittura offerto un lavoro. Io ho voluto raccontare questa storia perché so benissimo che purtroppo non sono né la prima né l'ultima a cui accade una cosa del genere. So anche bene che questo accade soprattutto adesso in questo momento di profonda crisi del lavoro in cui una persona, perché poi non si tratta neanche di uomo e donna, ma una persona si sente costretta anche a rispondere a certe domande per poter avere la possibilità di un'opportunità di lavoro. Ecco, io ieri ho perso un'opportunità di lavoro anche perché comunque non mi è stato chiesto nulla rispetto alla mia storia lavorativa, cioè i miei studi, le mie esperienze, quello che so fare, quali sono le mie aspettative. Quello di Paola è stato lo sfogo di una persona, una donna stanca di trovarsi di fronte a colloqui di questo genere, ma soprattutto per lanciare un messaggio. È importante che le persone si ricordino, che sappiano che è illegale che un datore di lavoro chieda prima e durante il rapporto lavorativo informazioni che riguardano la sfera privata, cioè la situazione familiare, l'orientamento religioso, l'orientamento sessuale, tutte cose che riguardano la sfera privata. Quante volte abbiamo parlato anche nel corso dei nostri telegiornali dell'emergenza a casa? Bene, lo facciamo ancora una volta insieme al consigliere di opposizione Nicola Pellicani, che ne fa la bandiera di una nuova polemica con l'amministrazione comunale. Ci sono 600 case del comune sfitte perché hanno bisogno di lavori di restauro. Dobbiamo trovare il modo, il sindaco deve metterlo al primo posto e dobbiamo dare una risposta a questi cittadini. Non che le case abitate dagli inquilini siano messe meglio, denuncia il consigliere di opposizione Nicola Pellicani. Durante il recente sopralluogo in via Casenuove a Marghera, dove ero stato invitato da alcuni residenti, ho visto con i miei occhi situazioni inqualificabili. Ho avuto modo di vedere alcune case che sono veramente in stati vergognosi. Parliamo di pareti piene di muffa, di un pavimento del bagno che è coperto da tavole di legno perché se no non si riesce a calpestare. Io credo che
dobbiamo trovare il modo per dire emergenza casa. La partecipata del comune addetta alle manutenzioni, insula in ritardo con interventi urgenti per i quali le richieste sono partite addirittura 2 anni fa. La motivazione che adducono, spiega Pellicani, è che non hanno sufficienti risorse. Non si può però consentire che le persone vivano in queste condizioni. I nostri concittadini che abitano in appartamenti fatiscenti sono tantissimi, il sindaco deve intervenire. Andiamo ora a Chioggia, non ce l'ha fatta la 65enne che è stata investita da un'auto giovedì mattina mentre andava a prendere l'autobus in corrispondenza del cavalcavia di Borgo San Giovanni. Il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Rovigo, un intervento riuscito ma non è stato sufficiente per salvarle la vita perché i traumi riportati erano troppo gravi. La donna è stata prima caricata sul cofano dell'auto che stava cercando di sorpassare l'autobus, poi sbalzata per circa 20 metri sull'asfalto sotto shock l'automobilista. Ed ora altre brevi notizie dai comuni del veneziano. Venezia. Altre 3 borseggiatrici, una croata e 3 bosniache, tra cui una minorenne, sono state arrestate dagli agenti della municipale davanti alla stazione Santa Lucia mentre cercavano di colpire nei pressi dell'imbarcadero a CTV. 2 di loro erano vecchie conoscenze della municipale che le aveva già arrestate in precedenza. Dopo aver derubato una turista italiana e una australiana, le borseggiatrici si sono spartite il denaro e hanno fatto sparire le borsette e carte di credito nella feritoia di una porta in acciaio del Palazzo Grandi Stazioni. A questo punto è scattato l'arresto per le 3 maggiorenni, condannate a 3 anni e 6 mesi di reclusione, più 400 euro di multa. La minorenne è stata portata in un istituto di custodia. Jesolo. È caduto mentre potava un albero schiantandosi nel giardino di casa. Sul posto i sanitari del 118, allertati dai familiari preoccupati per l'accaduto. È intervenuto anche l'elicottero del SUEM che ha trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale dell'Angelo dove è ricoverato in prognosi riservata. Venezia. Un piccolo rogo si è sviluppato nelle cucine del mulino Stucchi con ogni probabilità a causa di un cortocircuito. In pochi istanti il fumo si è impadronito di una porzione delle cucine rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Danni limitati ma il personale è stato costretto a uscire dalla struttura per motivi di sicurezza. La scena ha attirato l'attenzione di diversi passanti a bordo delle imbarcazioni. Difficile non tornare con la mente a quanto accaduto alcuni anni fa nella cupola. Ricordo il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana che riguarda la legittima difesa qualora qualcuno entrasse nella propria casa. Secondo voi è giusto o no? Ce lo potete dire attraverso un SMS, una telefonata, un fax, un'email, ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti in sovraimpressione. I vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Ed ora una buona notizia che vale la pena di dare a chi si lamenta in continuazione della sanità nella nostra regione. Sentite perché. L'epatite C potrebbe scomparire dal Veneto nel giro di 5 anni. Lo annuncia l'infettivologo Enzo Raise, già membro del team internazionale che sviluppò le cure per il virus HIV, che ha appena lasciato l'incarico di primario di malattie infettive dell'ULS veneziana. I risultati delle nuove terapie sperimentate all'ospedale dell'Angelo di Mestre sono stati infatti sorprendenti. Comportano una guarigione come minimo al 70%, ma gli ultimi dati, che sono ancora in corso di elaborazione, ci autorizzano ad un ottimismo ancora maggiore per coloro che non sono in stadio avanzato e che hanno fallito precedenti terapie, si potrà arrivare al 90% di eradicazione del virus. I dati, spiega Raise, si riferiscono a persone in stadio avanzato di malattia sulle quali le cure precedenti avevano fallito. Non più cirrosi epatica, che è la fase finale, non più tumore del fegato, non più trapianto di fegato per questa patologia. Di conseguenza ci potrà essere nel giro di 5 anni la probabile eradicazione del virus C dalla gente veneta. L'HIV, ricorda infine l'infettivologo, è ancora presente in Veneto con 284 casi nel 2013. Si tratta di una presenza elevata, diffusa quasi esclusivamente per via sessuale da persone di età compresa fra i 35 e i 40 anni. È un rischio che non va sottovalutato, spiega l'esperto. Spesso chi viene infettato ci mette anche anni a presentarsi in ospedale per una diagnosi, aumentando i danni di una malattia i cui effetti sono molto meno gravi se curati immediatamente.
Martedì sera, in seguito ad un inconveniente tecnico, le paratoie della Vevimose non si sono alzate e l'acqua alta alle 20.30 ha fatto capolino in piazzetta Granaio e in altre parti di Corso del Popolo. Questo è un video che è stato girato proprio da una persona che ha segnalato quanto è successo. Invece degli 85 centimetri inizialmente previsti, la marea è arrivata a 89. Normalmente le paratoie si alzano in automatico quando il livello del mare supera gli 83-85, ma per la prima volta da quando il sistema è entrato in funzione dal 2010 qualcosa non ha funzionato. Ed ora scopriamo che cosa ci riserverà il meteo nel fine settimana veneziano con le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. Un anticiclone, un'area di alta pressione veramente estesa e intensa, va dall'Atlantico con un piccolo intervallo fino ad arrivare alla Russia. Questo ci protegge naturalmente dal grosso dei sistemi perturbati, protegge tutte le regioni centro-settentrionali. Quindi prevediamo veramente un bel fine settimana, anche con un tempo mite. Oggi abbiamo avuto in pianura quasi 20 gradi, quindi sembra un'estate di San Martino anticipata. Quindi per sabato e per domenica su Venezia, su tutto il veneziano, abbiamo cielo in prevalenza sereno. Nelle zone interne, prime ore del mattino, potremmo avere, data l'alta pressione, un po' di foschia, ma per ora non è preoccupante. I venti sono deboli, tendono a provenire quadranti orientali. Le temperature 12-13 gradi le minime, 16-18 gradi le massime. Per finire l'alta Adriatico, d'altronde questo po' di vento da nord-est alza un po' le onde, quindi abbiamo da mosso a localmente molto mosso l'alta Adriatico. Ed ora vediamo il prossimo servizio. A chi è andata la solidarietà dei telespettatori per i veneti schiacciati dalla crisi questa settimana? Ciao grande famiglia di Rete Veneta. Oggi siamo in un paese vicino a Treviso e stiamo incontrando Mariangela e Tania. Tania mi ha telefonato, io l'avevo già avuto il sentore tempo fa, circa un anno fa, che le cose non andavano. E quando mi ha chiamato per dirmi quello che stava succedendo, ho detto no, vieni via, vieni a casa mia, vieni da me. In qualche maniera faremo come ho sempre fatto. Tu non hai soldi, detto Mirella, non ce la faccio. Sei indietro da mesi di affitto, perciò rischi anche lo sfratto. Però non si può lasciare una figlia in strada. No, non ci mancherebbe. Sentite? Beh, mia mamma penso che sia una delle migliori donne, se non a meglio, perché mi ha già in casa senza dirne A né B né C, vieni qua, detto, e nella situazione che ero purtroppo. Quindi tu non lavori? Non lavoro, niente, non lavoravo prima, non lavoro adesso e nonostante tutto mi ha già in casa e con tutti i pro e tutti i contro. Io quando sono il mercoledì al Banco Solidale vedo le nostre famiglie venete che non arrivano, che non arriva nessuno, io poi le chiamo per vedere cosa è successo e se è il caso tramite i volontari portiamo loro la borsa della spesa, perché magari non hanno i soldi per prendere l'autobus, non hanno il mezzo, perché bisogna capire anche quello. E infatti ho chiamato Mariangela e Mariangela mi ha detto guarda, né io né mia figlia riusciamo a venire a prendere la borsa e non abbiamo un centesimo in tasca. Cosa devo fare? Allora, oggi siamo qua, ma ho sentito Mariangela molto raffreddata, molto chiusa, e telemedicina, cosa vuoi che faccia Mirella? Così è, si va avanti. E allora noi oggi siamo arrivati, Mariangela. Come vedi ti ho portato una bella borsa, così vai avanti un pezzetto. E questo è l'assegno di telespettatori di Rete Veneta. Questa mamma è così brava. Mariangela, cosa dici? Non volevo ringraziare te prima di tutti e tutti i telespettatori di Rete Veneta, che ogni volta che parlo con qualcuno mi trovo sempre dei nuovi. Sarà per quello che sei stata l'audita, penso. Comunque, grazie mille Mirella, ti metti al cuore. Io non ho parole perché si merita tutti, mia mamma, per tutto quello che ha fatto per me, per mia sorella, per me nevoda, per tutti. Quindi te ti meriti tutti e anche da parte mia. Sei contenta mamma, hai sentito sta figlia cosa ti ha detto? Sono senza parole. Bello. Ti temiassi sempre senza parole, ti e tutti quelli che ti stanno attorno, i nostri datori.
Ecco, tutto questo è possibile aiutare queste persone in difficoltà grazie al buon cuore, alla solidarietà di chi lo può fare e che quindi dà il proprio contributo. Parliamo ora di cinema. Hollywood sbarca nuovamente in Laguna, questa volta lo fa con alla regia uno dei più importanti esponenti al momento del cinema italiano, ovvero Paolo Sorrentino. A gennaio la troupe che al momento è già in piena azione a Roma per girare le scene di una nuova serie TV arriveranno anche a Venezia. Si tratta della salsa lagunare di The Young Pope, la serie Colossal, con protagonista Jude Law, che indosserà le vesti del primo papa americano della storia. E dunque ci saranno naturalmente tantissimi fan per vedere Jude Law e saranno aperte anche le iscrizioni perché si cercano delle comparse. Ed ora insieme ad Angelo Squizzato le anticipazioni della prossima puntata di Agricoltura Veneta. Sì, buonasera a tutti. Nella puntata di domani e domenica di Agricoltura Veneta vi parleremo di funghi, di coltivazione di funghi da un'azienda di Loreggia in provincia di Padova. E ne parleremo con tre giovani coltivatori. Luigi, Daniele e Raffaella. Ecco, coltivare funghi, un'attività che funziona? Sì, è un'attività che funziona, è un'attività impegnativa ma che dà le sue soddisfazioni. Come va il settore adesso, il mercato? I mercati vanno bene, siamo contenti di come procedono e i nostri clienti ce lo fanno sapere, insomma. Insomma, si comprano funghi oggi? Sì, si comprano, per fortuna. I consumi come vanno? I consumi vanno bene, non siamo ai livelli europei, ma ci arriveremo. Vi parleremo quindi della possibilità che è data ai contadini di vendere ovunque i loro prodotti, anche fuori della loro azienda. Buonasera a tutti e appuntamento a domani e domenica con Agricoltura Veneta. E non perdete questa sera l'appuntamento alle 21.05 con Focus in studio, insieme al direttore Luigi Bacialli ci saranno Settimo Gottardo, Giovanni Giusto, Giovanni Tonella, Diego Bottacin, Michele Favero, Luciano Sturaro e come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro una buona serata, arrivederci.